Telespettatori, ben ritrovati, ben ritrovati a Storie di Famiglia. La testimonianza che vi proponiamo oggi è quella eh, di un ragazzo che, a seguito di un incidente stradale, è rimasto paralizzato dalle spalle in giù. Aveva... 21 anni, da 15 vive in una sedia a rotelle ma non si è mai perso d'animo, anzi ha continuato a fare tutto ciò eh, che faceva prima, solo in un modo diverso. Ha capito che gli ostacoli non devono fermare, gli ostacoli vanno superati e lo ha fatto nella consapevolezza che come lui tanti altri sono stati messi alla prova e quella prova la stanno superando. La stanno superando ogni giorno grazie all'amore per la vita. A loro dieci persone in particolare questo ragazzo ha voluto dedicare un racconto che ha trasformato in immagini. Ebbene il racconto, testimonianza di queste dieci persone che lui ha preso come esempio, parte con un filmato, lo stesso che vi proponiamo noi ora e con il quale iniziamo la storia di Paolo Berro, classe 1976, due lauree in ingegneria e tanta voglia di continuare ad affrontare il mare in qualunque condizione esso sia. Il mare, il mare è vita, il mare dà la vita, il mare toglie la vita, il mare. Visto da terra il mare allarga il cuore e la mente. Ma che succede quando tiri sull'ancora e la vita ti porta in alto mare? Succede che vai oltre lo stupore, oltre l'incanto di un momento, verso la sfida. Il mare è una grande metafora della vita, della continua lotta dell'uomo per poter raggiungere il proprio obiettivo, per poter superare le avversità. Senza un'imbarcazione solida il mare ci può inghiottire. Ci può affondare oppure ci lascia tornare al porto da cui siamo partiti. Chi si arrende torna oppure non torna più. C'è però chi prende le onde di petto e va, anche contro vento, sfidando il suo mare in burrasca. La metafora della vita, ebbene, il mare di Paolo Berro è stato più volte in burrasca, ma lui non ha mai smesso di andare controvento, neanche quando. Una mattina dopo 23 giorni di coma si è risvegliato in un letto di ospedale e ha capito che la sua vita era cambiata, era cambiata per sempre. Paolo Berro è qui con noi. Buonasera Paolo, la ringraziamo Buonasera. per aver accettato Buonasera. il nostro invito. Noi ci conosciamo con Paolo, quindi ehm, se mi consenti ci diamo del tu vista anche l'amicizia che, che è nata grazie proprio a questo invito. Paolo, com'è cambiata la eh, tua vita dopo quel Incidente. Ma com'è cambiata? Eh, se proprio dovessi darti una risposta un po' provocatoria ti direi che non è cambiata alla fine perché sì, cambiano un po' le, le modalità con cui si affrontano le giornate, cambiano un po' i problemi che, che ti vengono contro, cambiano un po' le dinamiche della giornata, però alla fine cioè, io sono sempre lo stesso e ho tanti amici. Ho i miei genitori che stanno con me ancora, e ho il mio lavoro, insomma ho tutto. Quindi non, non, non vedo tanti cambiamenti, insomma. I, e... i, sì, più cambiamenti riguardano un po' la sfera pratica della giornata, ecco. Hai trovato un modo quindi per vivere la tua vita in modo diverso, ma assolutamente normale per eh, te? Ma penso sia una cosa naturale che, che chiunque farebbe, cre credo io, non lo so. Com'era la tua vita prima di quel 2 maggio del 1998? Ma come la vita di un qualsiasi ragazzo di 21 anni, quindi lo studio quando si doveva, eh, gli amici quando si poteva, e sì, insomma, una vita normale di chiunque, non penso ci siano tante differenze. Tu sei andato a scuola, quel, in quel periodo tu frequentavi già l'università dopo la maturità sì, scientifica. Sì, era il secondo anno di ingegneria meccanica a Padova. Era un ragazzo spensierato, con tanti amici, hai detto tu. Sì. Eh, Paolo, cominciamo subito perché abbiamo una sorpresa per te. Una tua carissima amica che ti conosce da quando eri piccino, da quando avevi quattro anni. Intanto abbiamo visto nel monitor anche le immagini che ti ritraevano in uno dei tuoi sport preferiti, lo sci mi pare, ah, vero? Sì. mi piaceva molto, sì. Tu pensi che ogni sera andavo via in bicicletta eh, per allenarmi, facevo 20 km ogni sera e, e d'inverno insomma ero sempre sulla neve appena possibile. E poi quali altri sport praticavi? Ma ne ho fatti di tutti, guarda, partito, ho cominciato a 6 anni con nuoto agonistico e sono passato poi al tennis, ho fatto un po' di basket, ho fatto un po' di pallavolo, ho giocato a pallone, insomma, un po' di tutto. E come ti dicevo noi siamo andati ad incontrare, anzi ci hanno incontrato loro perché ci hanno mandato proprio un video che hanno realizzato loro, l'hanno voluto realizzare, sono Gianluca, Gianluca Desario e Federica Rossi. Cominciamo proprio dal primo contributo, quella di Federica Rossi che ti ricorda così eh, quando eri giovane prima dell'incidente, adesso sei ancora giovane, quando è prima dell'incidente. Vediamo quindi il contributo di Federica Rossi. Paolo era incontenibile. Ecco, credo sia la parola giusta per Paolo. Non, non stava mai fermo un attimo, era vivacissimo eh, proprio della serie. Una ne pensava e cento ne faceva. M mia mamma mi ricorda sempre uno dei tanti episodi eh, di Paolo a scuola: già da piccolo era bravissimo in matematica, proprio geniale. E mia mamma non faceva tempo a finire di dettare l'ora di matematica, che lo aveva già risolto. E correva per la classe a disturbare i compagni perché lui era un disturbatore già all'epoca. Ecco, questa è Federica Rossi per i nostri telespettatori. Dobbiamo dire che la mamma di Federica era la tua insegnante, la insegnante sì. alle elementari. Sì. Eh, ti rivedi un po' nella descrizione di Federica, quindi. Ma sì, volevo evitarlo anche questo argomento, però vabbè, Federica faremo i conti. <ride> Torniamo a quel 2 maggio del 1998, che cosa è accaduto, Paolo? Ma cosa è accaduto? Io non me lo ricordo quello che è accaduto perché ho perso la memoria. L'incidente è stato alle eh, 19.45 e io ho perso la memoria da mezzogiorno, quindi fortunatamente non mi ricordo cosa è successo. So che un'auto è venuta addosso alla mia e mi sono risvegliato dopo 23 giorni in ospedale in rianimazione a Treviso. L'incidente era accaduto vicino a casa? Sì, eravamo a 500 metri da casa. E pensa che la prima auto che mi ha soccorso è stata quella dei miei genitori che passavano per caso. Quindi non ti dico quindi la disperazione che poi... okay, sì. Era un arresto cardiaco. Mio papà ha dovuto farmi respirazione a bocca a bocca. Poi sono arrivati i soccorsi e, e poi è andata come è andata. Insomma. Quella respirazione a bocca, che probabilmente ti ha salvato anche la vita. Quindi sì, il padre se, te l'ha ridonata se, la seconda se, vita. Se. E I tuoi amici ti sono sempre stati vicini in quei momenti e hanno vissuto loro. Indirettamente, diciamo, tu in quel momento non eri cosciente perché, appunto, eh, lo ricordiamo: tu sei rimasto in coma farmaceutico per 23 giorni da sì. quel momento mm -hmm. e la stessa eh, Federica ricorda proprio quei momenti drammatici in cui la tua mamma, la mamma eh, Maria Teresa, quindi ricordiamo anche i nomi dei tuoi genitori: sì, Maria Teresa e Giorgio. Maria Teresa e Giorgio, appunto, sono i genitori di Paolo. Maria Teresa ha chiamato mh, a casa eh, Federica e, appunto, eh, le ha detto che tu avevi avuto questo incidente. Vediamo quindi come ricorda Federica quei momenti. Il momento dell'incidente, sì, beh io non, non ero presente, avevamo delle compagnie diverse, l'ho saputo il giorno dopo, quindi la domenica 3 maggio, che ci ha chiamato a casa la mamma, ha chiamato mia mamma per dire appunto quello che era successo, dicendo che Paolo era stato ripoverato. A Treviso in terapia intensiva, e se volevamo proprio testuali parole andarlo a, a salutare per l'ultima volta. Quindi insomma è stato un po' un um, sì, momento un po' duro per tutti, siamo andati lì um, a vederlo, però Paolo è sempre stato un combattente quindi. Diciamo che siamo qua a raccontare tutti insieme ancora quella brutta domenica. Una brutta domenica, ma tu sei stato un combattente e hai vinto la tua battaglia, vero Paolo? Sono stati tre giorni eh, nei quali tu hai lottato tra la vita e la morte? Beh, io so da quello che mi ha raccontato i miei genitori che i medici ogni sera dicevano eh, aspettiamo domani e vediamo come va. So che mi ha dato l'estremo unzione, che comunque vabbè quella si dà comunque in casi gravi in ogni caso. La cosa che più mi ha colpito è che avevano chiesto ai miei di firmare per l'espianto degli organi e forse un po' egoisticamente i miei non hanno voluto, ma probabilmente era una cosa che sentivano, che non, non si sentivano di fare, insomma, tanto per firmare l'espianto degli organi c'è sempre comunque tempo, no? certo. quindi boh, non lo so, è andata così. E poi ce l'hai fatta. Hai lottato, perché poi ci sono stati appunto dei momenti in cui gradualmente tu hai cominciato a star meglio. Sì, la lotta è stata molto dura, perché all'inizio sembrava che dovessi rimanere dipendente dal respiratore automatico, un po' come Christopher Reeve nella stessa situazione, visto il trauma che avevo avuto al midollo. Però poi, sì, sono rimasto attaccato comunque al respiratore per sei mesi, sei, sette mesi. E pian pianino sembrava che qualche funzione riprendesse, ho ripreso a respirare con molta fatica. Facevo allenamento, tra, grazie anche ai medici di Treviso, che mi staccavano dal respiratore. Un po mi sentivo un po' come i pesci fuori d'acqua, ma veramente, perché a volte mancava l'aria era brutto insomma, però pian pianino la fortuna ha voluto che potessi sedermi in una carrozzina normale, che riprendessi a respirare, che poi riprendessi una vita abbastanza buona insomma. Ecco. Torniamo a quei 23 giorni di coma farmacologico, naturalmente indotto, viste le tue sì. condizioni, le serie condizioni eh, di eh, salute. E, mh, quando hai riaperto gli occhi, che cosa hai detto? Che cosa hai pensato? Ma i ricordi sono un po' che... vaghi, sono un po' vaghi perché eh, dopo essermi ripreso dal coma farmacologico comunque c'è un po' di farmaco ancora che intontisce che... Okay. So che ho incontrato un'infermiera eh, che stava facendo il turno in quel momento e non potevo parlare perché con il respiratore le corde vocali sono bloccate, quindi non si può parlare. E ho chiesto con il movimento delle labbra no, che, che giorno era... E mi fa, eh non lo so se dirtelo o meno. Eh, già lì uno dice: beh, se non me lo vogliono dire, vuol dire che qualcosa è andato storto. Sentivo che non potevo muovermi. Mi vedevo attorniato di macchinari, monitor, tubi e tutto quanto. Quindi, insomma, ho detto: qui qualcosa di grosso è successo'. E poi sono entrati i miei genitori. Ho chiesto che giorno fosse. Loro si sono guardati. Hanno guardato me e mi hanno detto: oggi è 23. Mm, ho fatto 2 più due e ho detto beh qua in effetti è veramente successo qualcosa di, di grave e da lì poi non lo so, boh, io sono sempre stato così, c'è cioè un problema si risolve o comunque si tenta di risolvere e ho provato a farlo e, e ti è riuscito bene siamo qui, siamo qui <ride> bene Paolo Consentici, dobbiamo lanciare una brevissima pausa pubblicitaria, poi torneremo in studio con la straordinaria forza di Paolo Berro tra poco. Ed eccoci nuovamente in studio con storie di famiglia e la storia di Paolo Berro, questo straordinario ragazzo che ha deciso di cambiare vita. Non l'hai proprio deciso tu, vero Paolo, a seguito di quell'incidente, però ci hai messo tutta la tua buona volontà proprio per riuscirci e riuscirci appieno. Torniamo al momento in cui ti sei risvegliato dal coma farmacologico. <ride> I medici, che cosa, la prima volta che hai avuto modo di parlare con loro, che cosa ti hanno detto sulla diagnosi del Beh, ho imparato che ultimamente i medici dicono le cose eh, con la loro gravità, quindi non ti illudono e non ti, dicono grandi, non ti danno grandi promesse. E hanno detto che la situazione era quella, che il midollo era compromesso, che adesso bisogna vedere eh, dopo un po' di ripresa, dopo un po' di tempo, come andava il, la, insomma, l, 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 la mia degenza, però insomma, la, la, la diagnosi era quella quindi. Sì, da lì non, non si poteva scappare, insomma, Che tipo di lesione avevi avuto tu? Io ho avuto una lesione midolla all'altezza della terza, quarta e quinta <coughs> vertebra cerebrale, e che mi hanno pro provocato una paralisi dalle spalle in giù praticamente. E quando te l'hanno detto ehm, tu già lo immaginavi, ma il fatto di sentirselo dire da un camice bianco cosa ti ha fatto pensare in quel momento? Ma era stato più, il, più brutto averlo, averlo capito da solo alla fine. E poi me l'hanno detto e sì, non è cambiato niente, insomma, però insomma, eh, non posso dire di essere stato contento, quello di sicuro. Però insomma, tu sei sempre rimasto in Italia per le core? Sì, c'era stata una possibilità ventilata di poter andare in Germania a fare della fisioterapia e riabilitazione, però eh, questo implicava il fatto che dovevo stare lontano da casa, gli amici non potevano venirmi a trovare, ero distante. E sarebbe stato un po' impegnativo poi ero dipendente dal respiratore quindi il viaggio sarebbe stato un po' tormentato e quindi abbiamo scelto di eh, optare per l'opzione di Negrar in provincia di Verona in Valpolicella e lì mi hanno accolto dopo 82 giorni di rianimazione sono andato lì in elicottero con il respiratore e ho cominciato lì la, la riabilitazione a Negrar in provincia di Verona Sì. I tuoi amici ti sono sempre stati vicini in quei momenti, vero? Ma sono stati tutti dei grandi, guarda, perché eh, già quando ero in rianimazione, subito dopo il risveglio, eh, organizzavano dei turni di due persone al giorno per, far, per venirmi a trovare. Eh, cosa molto particolare perché in rianimazione non è consentito. E I medici hanno fatto un'eccezione e quella volta insomma hanno consentito a tutti di fare il giro. Ecco, ho visto tutti i miei amici. Poi a Verona si organizzavano nei fine settimana. Chi poteva anche il venerdì, poi il sabato e la domenica. E per il mio compleanno e per il Capodanno organizzato, hanno organizzato un autobus e abbiamo fatto festa lì. Insomma, ecco. Tu appunto, proprio perché avevi questo respiratore, non potevi parlare. Uh -huh. Eh, abbiamo raccolto la testimonianza di eh, sempre la tua amica Federica eh, che ci ha raccontato la gioia la prima volta che ti ha sentito, dopo quasi un anno sì. dall'incidente. Ti ha sentito al telefono e eh, naturalmente tu hai potuto parlare con la tua voce. Sentiamola. Paolo aveva subito la tracheotomia, quindi non, non poteva parlare in quanto eh, diciamo, questo buco. In gola non glielo permetteva, quindi quando ci sentivamo, eh, era la mamma di Paolo che ci faceva da tramite nelle nostre conversazioni. Ed è stato veramente emozionante, bellissimo. Un giorno in cui io, penso che stessi studiando, insomma, all'epoca facevo ancora l'università, vedo il telefonino, sento il telefonino che squilla, rispondo ed era Paolo invece che mi parlava con la sua voce perché era riuscito a recuperare un piccolo mantice che soffiava insomma dentro a, questa, a questo foro della tracheotomia l'aria per poter poi far uscire la sua vera voce ed era quasi un anno che non sentivo più la sua voce quindi per me è stato un momento che... Ancora mi fa venire i brividi quando, quando ci penso. È stato importante per te farti sentire, poi la voce per te è diventato lo strumento essenziale, vero Paolo? Beh sì, guarda, appena ho ripreso... Dunque c'è stata un'evoluzione, nel senso che ho ottenuto la, la canula della tracheotomia con la, un palloncino insomma, per isolare il canale del, delle corde vocali, l'ho ottenuto fino a luglio. Poi a luglio, a luglio me l'hanno cambiato. E mi hanno messo questo che con un, un ausilio, con un palloncino, eh, premendolo, mi mandava l'aria verso la, la bocca, insomma. Quindi potevo parlare finché non avessi preso l'autonomia. La, e per riacquistare l'autonomia eh, mi hanno messo davanti ad un computer, con un microfono davanti. Mi hanno detto, qua c'è un software di riconoscimento vocale e ti può consentire di utilizzare il computer se lo vuoi. Siccome sapevano che ero abbastanza abilito a non avere mm -hmm. computer. E, e da lì, insomma, giorno dopo giorno, da una parola alla volta, ho cominciato a, ad addestrarlo, a, a portare avanti, insomma, questa, questa attività a computer e grazie anche a questo ho recuperato la voce. Insomma. E questo immagino che ti abbia dato tanto la forza per andare avanti, perché sono dei piccoli Beh, passi. Computer, che ti sì, perché puoi gestire molto di più controlli, avevo il telefono, potevo comporre i numeri a voce, e potevo magari in internet scrivere. A, a, agli amici o comunque scrivere in posta elettronica, quindi insomma era un vantaggio no, notevole. Insomma. Tutto ciò è venuto a negrare in questa clinica sì, eh, sì. di riabilitazione. Sì. Come è stato quel periodo? Tu? Ci cioè, hai trascorso tanti mesi? Guarda, l'impatto iniziale è stato bruttissimo perché sono arrivato e è venuto a salutarmi un paziente che in, in teoria doveva essere nella mia stessa condizione. Era luglio, lui è entrato in pile in camera. Perché aveva freddo, con una dermatite in viso incredibile, brutto da vedere. Mm. Poverino, mi dispiace anche. Ricordarlo non è più. in questa eh. E Mi ha fatto un effetto molto brutto perché ho detto io divento come lui. Non è stato un bel approccio, ecco, la, la... è cominciata male, è cominciata molto male. E dopo, invece, ho trasformato la clinica nell'ospedale più pazzo del mondo. Hai portato Abbiamo a quella vita. travolto un po' i dottori, i medici, eravamo una compagnia, 35 ragazzi in carrozzina, non sono pochi, chi in moto, chi in macchina, chi in piscina, chi il, per il lavoro, insomma, è un, una, bella, una bella botta entrare là dentro, sì. E vi siete fatti Però, coraggio l'uno con l'altro? Sì, abbiamo preso un po' di, di, di forza uno dall'altro e abbiamo un po', un po capovolto l'ospedale, ecco, diciamo così. Hai più rivisto poi questi amici che avevi incontrato? Ma a volte ci si sente, a volte ci si vede, però i ritmi sono. Cioè, i, tempi di, 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 i tempi nei quali poterci vedere sono sempre, sempre meno, insomma. E a mantenere viva eh, questa festa che c'era all'interno di questa clinica hanno contribuito anche i tuoi amici eh, passati. Adesso infatti dovremmo avere il contributo di Gianluca De tuo carissimo amico, che poi mi pare sia stato proprio il primo che ti ha incontrato. Sì, a Treviso, esatto. Treviso al momento subito dopo sì, il tuo, risvegliato, il tuo sì. risveglio e ci racconta appunto eh, come si sono organizzati quelle volte che sono venuti a trovarti in clinica, addirittura proprio come avevi detto tu, eh, con il eh, pullman e anche per festeggiare il Capodanno, vero? perché tu hai passato capodanno, un esatto. Capodanno sì. in clinica. Sentiamolo. In quell'anno eh, ha avuto tutti attorno, ma è sempre stata una persona che piace ben volere e che si fa ben volere da tutti, per cui nonostante la distanza... Io davvero non riesco a contare le persone che in quel periodo eh, hanno chiesto e, e sono riuscite a venire a Negrar per salutarlo, per stare con lui. In occasione ha trascorso un compleanno lì in clinica, e in quell'occasione abbiamo addirittura riempito un, un pullman di amici che ci tenevano a, a festeggiarlo. E Quel capodanno è l'unico che, che, che ha festeggiato nella clinica di Negrar, lo stesso eravamo con lui e abbiamo dormito lì con il gruppo della compagnia. Ecco, questi sono solo alcuni dei momenti eh, di festa che, vi hanno, che ti hanno portato i tuoi amici di Castelfranco. Sì, ma scusami, tu pensa che addirittura eh, hanno chiesto l'utilizzo della cucina ai direttori dell'ospedale e per preparare da mangiare hanno appunto utilizzato fornelli, pentole, utensili della cucina dell'ospedale. E naturalmente immagino che i medici abbiano consentito anche perché... Sì, 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 sì. Straordinari sì. amici di questo genere, non è facile sì. trovarli, certo. Quindi hai passato un bellissimo periodo in questa clinica, una sì, clinica del nostro territorio, diciamo che rispetto alla e prospettiva. è eh. Importante, ecco. Molto importante. Sì. Poi, sei a, poi sei tornato a casa, sì. ma ne riparliamo eh, subito dopo un altro brevissimo spezzone di pubblicità. A tra poco, quindi, con Paolo Berro e la sua storia. Ed eccoci nuovamente in studio con la storia di Paolo Berro che è qui con noi e ci racconta conta, la sua forza, la sua determinazione per ricominciare a vivere. Eravamo rimasti alla clinica di Negrar dove ci è passato quasi un anno, dove ehm, hai avuto anche il sostegno dei tuoi amici ma soprattutto anche dei tuoi genitori che sì. ti sono sempre stati sì. vicini. Papa Giorgio mi pare di capire, è, è lui è, addirittura ha chiesto il prepensionamento per starti ancora più vicino. Ma sì, era un periodo molto difficile, eh, l'autonomia non mi consentiva come anche adesso, d'altronde, di potermi gestire eh, in ogni cosa giornaliera da solo e quindi ehm, è stata fatta una richiesta ai medici di poter avere sempre io uno dei due genitori in camera a fianco per poter appunto cominciare a imparare quello che c'era da fare, quello che c'era da, da, da sbrigare, insomma anche per potermi aiutare nel bere un goccio d'acqua, nel grattarmi, nel mangiare, ok, i medici hanno consentito e da sempre insomma ho sempre avuto uno dei due genitori a turno sempre con me per, per poter andare avanti non insomma. ti hanno mai lasciato un momento da no, quel fatidico 2 cosa, maggio del 98 quando io tuo padre io gli ha... sono grata vita ai miei genitori perché già prima hanno fatto di tutto per i miei studi per mandarmi avanti all'università per consentirmi di portare avanti hobby interessi o okay. che e dopo hanno hanno dato la loro vita per starmi sempre vicino quindi mh, tanto di cappello insomma ecco. eh beh, assolutamente mm. lasci la clinica di Negrar e torni a casa ritorni. un trauma enorme peggiore di quello eh, all'arrivo a Verona perché esci dal nido e devi cominciare a volare da solo no? quindi è, cioè, è, stato è stato brutto bello perché tornavo nella mia realtà brutto perché ti trovi davanti a una vita che non è quella di prima, ma è quella di prima, no? Quindi è un po'... ti sfasa un po', ecco. Una sento. vita da inventare? Ma non conosci più niente, non sai più niente, quindi non, non sai come muoverti in un'auto perché hai ancora le auto vecchie, eh, non sai cosa fare perché... cosa fai? cosa si può fare? Non sai chi può incontrare perché chi ti vuole incontrare e sì. Insomma, diciamo che i primi giorni sono stati: sarebbero stati brutti se non ci fossero stati amici, parenti, genitori e, e conoscenti. Da dove sei partito? Dalla da scuola? Da me. Sono partito da me perché avevo bisogno di partire da me e, e poi la cosa che mi premeva, perché mi mi avrebbe aiutato nel passare un po' di tempo, era credo lo studio. Non perché fossi secchione e volessi studiare, eh, anche se Federica perché... ci diceva che eri abbastanza. No, vabbè, diciamo che ho avuto, sempre avuto una buona memoria visiva, quindi le cose non occorreva studiarle molto, ma me le ricordavo bene. E ho pensato che riprendere a studiare potesse, avrebbe potuto eh, farmi passare del tempo, no? e visto che era una cosa nuova era una cosa nuova che non conoscevo era una sfida io le sfide le, le prendo sempre perché mi piace vedere fino a quando si può arrivare fino, fino a dove si può arrivare no? se un non po' come i personaggi del tuo documentario sì, di se non ci arrivi da... non ci arrivi però se ci arrivi insomma, va sempre meglio no? la tua mente. e quindi ho scritto a Barbara Parombelli su Repubblica all'epoca aveva una rubrica di lettere ho chiesto se c'era qualche università che avrebbe potuto aiutarmi negli studi, visto che comunque Padova mi poteva assistere lì in loco, però il viaggio da Castelfranco a Padova, appena tornato a casa, dovevo affrontarlo da solo e non conoscendo le mie potenzialità e quello che potevo fare, non me la sentivo. E Barbara Parombelli ha pubblicato questa lettera, mi ha risposto il Politecnico di Torino dicendo che stava... Portando avanti un protocollo di sviluppo di un progetto sul video studio, sul video, insomma, sullo sul studio a distanza, in videoconferenza e mi hanno chiesto se volevo fare da, da utente pilota da tester. Io ho accettato subito e dopo 35-36 esami, mi sono laureato. Il prima, la prima laurea in sì, ingegneria. il primo in italiano a frequentare un corso, vero in videoconferenza da casa. Loro registravano le lezioni al Politecnico, me le spedivano con il corriere, i professori o via telefono o via mail erano sempre disponibili e nelle date del, degli esami loro facevano una videoconferenza. E con questo insegnante appunto Sì, c'era che... sì, un professore, il professor Cerantola, che è il mio professore di matematica e fisica al liceo, che ha accettato un contratto col Politecnico per fare da... Garante, garante diciamo, sì, così. Che non ci fossero bigliettini, suggerimenti o che... Era tutta farina sì, del tuo sacco. Doveva, doveva testimoniare che l'esame veniva svolto in modo corretto, insomma. E ce l'abbiamo fatta, insomma. E questa è la prima laurea. Questa è la prima. Questa sì. è la prima laurea, conseguita nel, 2000... nel 2004. Nel 2004. Sì. Nel frattempo, però, tu ti sei dato tanto da fare. Mi pare, nel 2003, ehm, so che hai incontrato Maurizio Costanzo, dovremmo avere anche una foto. Eh, proprio con l'ausilio della nostra regia, in quale occasione l'hai incontrato? Ma allora, eh, Maurizio Costanzo l'ho incontrato in occasione di un convegno che è stato fatto a Roma eh, perché il ministro Stanca nel 2003, venendo a conoscenza della mia situazione, mi ha chiesto di far parte di una sua commissione interministeriale che avrebbe studiato le linee guida per garantire il funzionamento delle pubbliche amministrazioni in digitale anche per le persone con disabilità, che è stata la famosa legge stanca, la 4 del 2004. E dopodiché ho partecipato proprio anche alla stesura vera e propria della legge. E nel convegno che è stato fatto nel 2003 presso il Parlamento, nella sala del Cenacolo, eh, il um, moderatore, chiamiamolo così, era Maurizio Costanzo. C'ero io, c'era il ministro Buttiglione. C'era il, il ministro Guidi, che è il ministro quello per le politiche sociali, c'era il ministro Stanca, c'era Maroni, c'era... Insomma, mh, ma, vabbè, insomma ti sei dato da fare anche di, per le persone di di che grossi, potevano sì. trovarsi e che a, sì. attualmente si trovano nelle, sì, diciamo che, nelle tue stesse scusami, condizioni. Diciamo che ho avuto eh, un momento di rabbia nel quale ho scritto a tutti i ministri all'epoca, perché ritenevo ingiusto che nelle commissioni che dovevano decidere per le persone con disabilità non ci fosse una persona disabile che potesse dare il suo contributo, comunque dire La attenzione perché forse tralasciamo qualcosa, forse vediamo le cose in modo diverso. No? E hanno accolto questa mia richiesta e mi hanno chiesto appunto di, di partecipare. Ecco. E c'è stata un'altra lettera che tu hai spedito all'epoca al Presidente della Repubblica. Sì. Sì. L'ho conosciuto nel 2000. All'epoca era presidente Azeglio Ciampi. Ciampi. Carlo Azeleo Ciampi sì. L'ho conosciuto nel 2000 perché gli ho scritto appunto questa lettera dicendogli che non volevo vivere di pensione sociale, eh, di invalidità, insomma, perché eh, avevo voglia di essere utile e avrei voluto lavorare, visto che comunque all'epoca avevo già, già ricevuto una, una richiesta di lavoro, un'offerta di lavoro. E il, il presidente ha letto subito la lettera. E mi ha fatto contattare da due funzionari suoi che ancora stanno seguendo la mia attività perché ha aperto un fascicolo. Non so per che motivo, spero di, spero di non aver fatto niente di male. <ride> no. E, e niente, mi ha risposto chiedendomi se, in occasione del, dell'incontro con gli atleti delle Paralimpiadi eh, nel 2000, proprio appunto, sì. in, nell'inverno, eh, avevo voglia di andare lì e di conoscerlo. Insomma. Sono andato lì, mi ha accolto nel suo appartamento prima della, del, del, delle premiazioni e mi ha fatto promettere di andare avanti e di mettere tutta la mia eh, voglia di fare a favore delle persone più, più disagiate. Ecco. Promessa che hai mantenuta? Ma che sto, mantenendo. <ride> che sto mantenendo. Tu, nel frattempo, eh, mi stavi dicendo che avevi ottenuto una proposta di lavoro. E l'avevi accettata? Sì, eh, assieme al Politecnico di, di Torino per eh, questo progetto in divenire della videoconferenza, eh, si è unita all'epoca Infostrada, eh, per fornire appunto la linea telefonica con la quale collegarmi in videoconferenza e gli ausili attraverso i quali poter vedere e farmi vedere. Seguendo questo progetto, i dirigenti, avendo saputo che eh, mi piaceva realizzare siti e comunque. Era un buon informatico, mi hanno chiesto appunto di lavorare già da subito a tempo indeterminato, cosa che non mi sarei mai aspettato e da lì poi adesso sono in un gruppo dentro Wind, perché Wind ha acquisito Infostrada, è un gruppo di, di scouting di nuove tecnologie in architettura IT e sviluppiamo progetti innovativi per l'azienda. E lavori da casa? Lavorando da casa ovviamente. Tu hai ottenuto, sei stato probabilmente uno dei più giovani eh, cavalieri della Repubblica nella Italiana. <ride> sì, è vero. E sei stato, qui era nel... Eh, 2006. 2006. Nel 2006. mi arriva la lettera a casa del Segretario Generale della Repubblica. Vediamo le immagini proprio del momento ah beh, sì. del conferimento dell'onorificenza. La medaglia, la spilletta, il diploma. Sei con il papà Giorgio e mamma sì, Maria Teresa. Sempre... Ecco, sì. così conosciamo anche i genitori di Paolo. Eccoli lì, sì. E questa. niente, mi arriva questa lettera dal Segretario Generale della Repubblica, il Segretario di Stato Generale, mi dice caro Paolo, nel turno, vabbè, eh, il Presidente è lieto di comunicarti che ti ha conferito l'onorificenza di Cavalliamento della Repubblica e desidererebbe rincontrarti per la terza volta, perché ero tornato nel 2004 in Quirinale a donare la tesi della laurea al Presidente proprio per dirgli ho mantenuto la promessa, la sto mantenendo e, e vado avanti. Lì forse è rimasto colpito della, della cosa e nel 2006, appunto prima della fine del mandato, mi arriva questa lettera e vado a Roma e mi consegnano l'onoreficenza. È stato un momento molto toccante, immagino. Ma sono cose che ti danno energia, sono cose che ti aiutano ad affrontare le, le difficoltà. Hai avuto quindi tanta, tanti momenti in cui ti sei fermato al distributore e ti hanno, e hanno fatto il pieno di carburante. Ma io sostanzi. vivo di quello, sai? Io vivo di quello o, o per le cose che faccio io o per le cose che eh, gli altri dicono di me. E sì, mi piace vedere la, la vita come una scala, no? una scala senza fine perché gli obiettivi di chiunque di noi sono, sono infiniti. No? E te ne poni uno, te ne poni un altro, man mano che lì superi sali lo scalino e ne vedi un altro di fronte, no? Quindi boh, faccio così, la, pian ve, la, arriva, la vedo così. La si vedo si così. arriva sempre a un piano superiore. Sì, <ride> si, arriva, si tenta di arrivare, insomma. Certo, certo. Quindi la tua abilità informatica poi l'hai anche, anche sfruttata per parlare di te e parlare anche eh, di una iniziativa che ti fa molto onore, che è una fondazione proprio, che prende il tuo nome, la Fondazione Sì, nel, nel 2008... 2007 ho avuto l'idea di. Mh, beh, è partito tutto dagli amici. I famosi perché, amici. Perché dei famosi amici, sì. <ride> perché Paolo andiamo ai concerti, sì, ma dove andiamo? Andiamo a Bologna. E andiamo a Bologna. Mm, non lo so. È il caso o non è il caso. C'è un concerto, andiamo all'Olimpico, eh? andiamo a all Roma. Eh, vabbè. Sì, però sai, muoversi con gli amici è un po' particolare, perché. Loro non si sono mai tirati indietro. No, comunque. loro no, per però, sai, io ho dei problemi di autonomia bisogni, bisognini, è un po' difficile la gestione di gestione, gestione mia che ehm, cioè, mi do in mano a poche persone e quindi decidere di andare via con gli amici vuol dire che deve esserci qualcuno che sa come affrontare certe, certe cose, una certa necessità. Come mamma E, e papà, quindi insomma, come, e papà, come le bene. persone un po' più vicine a me, no? Quindi è molto difficile. Allora ho detto ma cavoli ma perché qui? Nella zona di Treviso non c'è una realtà all'interno della quale non si possono organizzare concerti di un certo spessore, un, un, un luogo accessibile alle persone con handicap, un qualcosa che abbia, dia la possibilità di, ai ragazzi di entrare la mattina, avere a che fare con la cultura, dalle librerie ai film a sale di registrazione, okay, che possa dar loro appunto possibilità di, di sviluppare le proprie competenze, no? E ho appunto scelto di fare questa fondazione Onlus, che eh, raccoglie dei fondi per la, questi, per la costruzione di questo fantomatico Stiamo site, vedendo insomma. appunto il, il sito, il tuo sì, sito appunto della fondazione. fondazione è un progetto iperambizioso, perché non credo verrà mai realizzato. Però io ci spero, insomma, mm -hmm. è, un, è un obiettivo, uno dei tanti. E, sì, nel frattempo organizziamo incontri con personaggi famosi che prestano la loro disponibilità per venire a raccontare un po' di quello che fanno e all'interno di queste serate raccolgo dei fondi per portare avanti questo progetto. E parleremo anche di una iniziativa mh, proprio di questo genere eh, che tu, per la quale hai dato vita nel, mh, di 2008. Recente, nel 2008 e ha consentito anche di raccogliere parecchi fondi per dei convertitori vocali, si dice così, sì. per, per eh, l'acquisto. e Nel convertitori... 2000, 2012, l'anno scorso, ho organizzato una serata a Montebelluna dove ha avuto il pubblico erano 1300 persone. Ma fatto veramente... ci, fermiamo, ci fermiamo e ne parliamo dopo una brevissima pausa pubblicitaria. Grazie Paolo, a tra poco. Ed eccoci nuovamente in studio con Paolo Berro, questo ragazzo straordinario che all'età di 21 anni, a seguito di un bruttissimo incidente stradale, è rimasto paralizzato dalle spalle in giù. Una vita piena di attività, una vita piena di iniziative, tu non ti sei mai dato per vinto, anzi hai continuato a scalare la tua scala, e, anche eh, realizzando una serie di iniziative proprio a favore delle persone eh, diversamente alte eravamo rimasti a questo concerto eh, del 2012 un concerto che si è svolto a Montebelluna nel Trevigiano sì, più che concerto è stato uno show e ho cercato di realizzare una serata dove raccogliere fondi per acquistare delle copie di eh, software di riconoscimento vocale uguali a quelli che utilizzo io da donare alle cliniche, ri alle cliniche riabilitative italiane e per fare in modo di dare la possibilità alle persone nella mia situazione comunque con problemi motori di poter utilizzare il computer e provare a riprendere la, la loro vita come ho fatto io Ecco, vediamo proprio delle foto che ti ritraggono assieme ad alcuni di questi VIP Sì, per è stata bellissima perché ho invitato personaggi di Zelig di Station a Notizia, delle Iene c'era Nick the Nightfly, la voce di Radio Monte Carlo il presentatore era Fabrizio Frizzi e c'erano tanti altri e è stato bello perché tutti hanno dato la loro disponibilità e senza volere una lira, nemmeno per il viaggio e hanno tutti quanti aderito senza mai dire ma beh sì, no, ok. hanno dato subito la disponibilità ed è stata veramente... Veramente una bella serata, mi è piaciuta veramente tanto. E siete riusciti quindi a raccogliere un bel Abbiamo contributo? perché 17 copie di, di riconoscitori donate a 17 cliniche in molto, tutta Italia. Sono molto importanti, però uh, questi strumenti quando ci si ritrova con eh beh, delle difficoltà. È l'autonomia la... che non hai alla fine. Perché con un software di riconoscimento vocale puoi scrivere, puoi telefonare, puoi mandare sms, puoi comandare eh, la casa, puoi fare. Tante cose che senza non potresti fare. Puoi anche realizzare questo documentario che tu hai realizzato Controvento Senza. Olio. Sì, è stato bellissimo, è <ride> un'avventura una fantastica anche qui. Nel 2010, io nel 2009 ho incontrato la professoressa di Tademi Montalcini. Premio Nobel perché per ho avuta, le ho chiesto appunto di, di partecipare a una serata organizzata dalla mia fondazione e la prima volta che l'ho conosciuta a Trento ecco ti vediamo eccola qui sì, qua l'ho conosciuta a Trento con mamma Trento. e papà, bellissima la foto sì, sì, con mamma e papà grazie anche a loro perché senza di loro non, non avrei potuto spostarmi e l'ho conosciuta qui e lei mi ha donato un suo saggio che aveva scritto nel 96 che si chiama Senz'olio contro vento ed è un saggio all'interno del quale lei parla di dieci personaggi della storia che secondo lei hanno caratterizzato l'andare controcorrente. Senzolio e controvento sono dei termini marinareschi che descrivono appunto le avversità dell'andare in barca. Senzolio, perché una volta gli scafi in legno venivano eh, oliati per eh, viaggiare meglio in acqua e controvento, ovviamente, perché essendo le barche a vela non, non riuscivano ad andare controvento. Questa cosa mi ha colpito molto. La dedica era tu saresti l'undicesimo di questi dieci. E mi ha veramente colpito eh, dopo averla conosciuta come ringraziamento per aver partecipato a un incontro che ho organizzato ho deciso di eh, scegliere dieci personaggi che secondo me caratterizzano la, la, la forza no, dell'andare avanti e li ho intervistati in video ho fatto le interviste in video li ho montati ho, ho realizzato questo documentario e l'ho dato eh... Ecco, io ho proprio la copia del DVD che mi hai portato sì, di questo sì. documentario. Quali questo sono questi dieci personaggi? Vogliamo ricordarli insieme. Ma c'è ehm, Soldini, il, lo skipper, c'è Umberto Guidoni, l'astronauta, c'è la Montalcini, eh, c'è la Alda Merini, intervistata pochi mesi prima che morisse, c'è Alex Zanardi, Andrea Stella, Tom Perry, insomma sono questi dieci che vedete. Che Mauro Corona. E Mario Brunello e Don Mazzi. E una di queste dieci persone è proprio Rita Levi-Montalcini che sì. ti ha dato l'ispirazione per realizzare questo documentario che, eh, ricordiamo, è realizzato proprio attraverso delle interviste o telefoniche, nel caso appunto sì. di Montalcini e della Medina, o uh, video eh, e grazie anche a questi software eh, eccezionali che ti ah, hanno dato. L'ho realizzato io senza che nessun altro... Io, mi piace dire scherzando che nessuno ci ha messo le mani, nemmeno io. Ah. E quindi, no, sono, sono, sono molto fiero di questo lavoro perché mi è, mi è piaciuto molto. Un lavoro che è piaciuto molto anche a noi, tant'è vero che come abbiamo detto all'inizio della trasmissione abbiamo voluto cominciare questa trasmissione eh, proprio con eh, questa, questo video iniziale molto, molto profondo, con delle parole che sono state poi commentate da questa voce molto profonda pieno insegno. di pieno insegno, sì, molto sì. bella. E in mezzo a queste dieci persone, come abbiamo detto, c'è Rita Levi-Montalcini. Io mi sono permessa di tagliare proprio un pezzettino di questa straordinaria intervista che tu hai fatto al premio Nobel per la medicina. Sentiamolo insieme. Io direi che personalmente non mi sento controvento. Io ho sempre fiducia, ho avuto fiducia in momenti difficili del mio lungo percorso, come lei può immaginare, le persecuzioni, le difficoltà. Ma sono riuscita a superare questo. Nel senso che i valori rimangono, anche, anzi aumentano, tante maggiori sono le difficoltà, come lei ingegnere, insomma nel suo caso molto più che nel mio, è superato quello che sarebbe impossibile superare, diciamo, ad altri, vero? Il messaggio, ingegnere, è di credere che noi siamo immortali in quanto crediamo nei valori e mandando questo messaggio, qualunque siano le difficoltà che ci hanno colpito lei o io in modo differente, praticamente non conta, così come non conta la morte fisica, perché la morte disfa un corpo e questo non, non siamo noi, noi siamo i messaggi che riusciamo a inviare, capisci? Queste parole straordinarie Paolo, noi siamo i messaggi che noi riusciamo ad inviare. E tu sei un messaggio eh, per la popolazione, per chi ci sta ascoltando, per i ragazzi che come te magari hanno vissuto dei momenti difficili e li stanno attualmente vivendo molto importante, perché assieme a questo messaggio che tu stai dando ogni giorno c'è anche questa tua eh, solarità, questa spensieratezza, questa gioia eh, di vivere che ti contraddistingue e che non ti lascia mai, sbaglio Paolo? Beh sì, non è cambiato niente in realtà, nel senso che... L'incidente mi ha cambiato fisicamente, ma non mi ha cambiato come persona car caratterialmente. Sì, sono sempre rimasto questo e mi piace andare avanti così perché vedo che, insomma, sì, sembra strano da capire, però si sta bene anche così. È un po' paradossale la cosa, però aiuta ad equilibrio. andare avanti anche questo. La tua simpatia, la tua brillantezza è rimasta. Sentiamo allora Gianluca. Gianluca De il tuo solito amico che eh, ci ha inviato questi bellissimi messaggi come ti ricorda prima dell'incidente. Sentiamolo è un classico ragazzo che, che, che conquista le mamme degli amici. Mia mamma ogni volta che lo vedeva tornava a casa e diceva che bravo ragazzo, Paolo è proprio un bravo ragazzo perché lui è ruffiano, è sempre stato e quindi intelligente intelligenza viva e sveglio furbo insomma al punto giusto e quindi incontrava la mamma e chiedeva come stava il marito, come andava, se aveva bisogno di qualcosa per portarla a spesa, okay. poi in realtà era anche quello che diceva sua mamma il lunedì che andava a studiare in biblioteca oppure a casa di un amico, in realtà Maria e a me andavamo al mare insieme di nascosto, il lunedì era il suo giorno perché aveva calcolato che c'erano le commesse, le estetiste, quindi come dire... Eh, era più interessante la giornata da trascorrere al mare eh, Lui è sempre stato molto, molto spigliato Molto estroverso Fin sfacciato anche con le ragazze Che non si è mai fatto mancare Né prima né dopo l'incidente Né prima né dopo l'incidente Questa, eh. <ride> <ride> Questa me la paga però Il tuo rapporto con l'amore La passione per le donne Non è cambiata quindi? Ma perché deve cambiare scusami Ci sono tabù da sempre che dicono che le persone con qualche difficoltà chiamiamole così perché diversamente abili o disabili non è non bello, è bello. Non, con qualche difficoltà no e, sì non debbano non bisogna parlare o... perché tu Se... hai avuto anche molte fidanzate sì, beh, molte, più insomma. dopo l'incidente qualcuno mi ha riferito che prima beh sono 15 anni di incidente insomma all'epoca ne avevo 21 quindi però, sì, vedo che eh, c'è chi va oltre le, le quattro ruote, chi va oltre le gambe ferme o le braccia ferme, insomma. Mm, sì, mm, sono rimasto stupito anch'io della cosa. Però va bene, insomma, va bene così. È bello. Si vive una vita diversa, eh, però assolutamente normale per te, vero, Paolo? Ma è normale nella normalità, cioè è normale perché è normale, è bella perché, perché si può andare avanti e perché c'è un mondo fuori che, che può essere scoperto, che può essere vissuto e migliorato forse, non lo so. Un messaggio che ti senti di dare a, a quanti si eh, trovano con qualche difficoltà, come hai detto tu giustamente, è come te in questo momento? E messaggio. che l'hanno appena scoperto, che l'hanno appena saputo di quanto. È il, messaggio, il messaggio è difficile dare messaggi, perché a chi li dai, cosa dai, cosa? Quello che posso dire è che per quanto mi riguarda ho cercato di accettare quello che c'era, accettare i problemi, dire Ok, la situazione è questa cosa si fa? Eh, proviamo a far così, si può, non si può. Non sono mai andato a fare l'impossibile, perché l'impossibile non no, si, si può, può fare, se c'è uno spiraglio e si vede, e si va verso quello spiraglio e basta provare a dare se stessi, fare, fare il possibile e provarci, insomma, non costa niente provarci, quindi può solo portare a qualcosa di positivo. Bene Paolo, noi ti ringraziamo, è stata veramente una chiacchierata bellissima e spero tanto anche per i nostri telespettatori di ca da casa. Come abbiamo iniziato questa trasmissione con il video iniziale del eh, tuo documentario Controvento eh, Senza Olio? Vogliamo anche chiudere questa trasmissione proprio con la parte finale di questo documentario. Le parole che sono eh, recitate da eh, Pino Insegna sono, sono le mie, tue sì. parole. Sì. Non conosco le rotte che traccerò domani dice questo filmato i porti in cui mi fermerò, però Paolo andrò sempre controvento senza olio grazie, grazie quindi a Paolo Berro ti ringraziamo di cuore, naturalmente storie di famiglia torna la prossima settimana, a voi tutti un arrivederci come vele al vento noi pieghiamo all'orizzonte e lì ci perdiamo per sempre. Lì dove il cielo incontra il mare, lì dove non occorre spiegare. Noi siamo l'attimo che scorre, noi siamo solo il navigare. Il viaggio continua, continua sempre. Non conosco le rotte che traccerò domani, i porti in cui mi fermerò, ma anche con vento contrario io navigherò sempre, contro vento sensorio. Affondatemi.